Buongiorno ragazze e bentornate in un nuovo video. Allora, sto per andare a fare la spesa, sto andando all'Eurospin, non credo che riuscirò a filmare, quindi ci vedremo tra un po' e vi farò vedere tutto quello che ho comprato. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato. Sono andata all'Eurospin e ho comprato, vado molto velocemente perché vado un po' di fretta, quindi ho preso la birra, il tè alla frutta perché era finito per Noemi, poi ho preso questi fermenti attivi da bere, insomma yogurt da bere alla fragola, briochine, questi rotoli, 89 centesimi. Ho preso il salmone norvegese da fare con la pasta, poi ho preso questi salatini, poi ho preso anche, come si chiamano questi, tipo la cetrata, insomma, per digerire. Poi ho preso queste sottilette, i mini sottilette, poi ho preso anche queste... queste gocce di cioccolato per fare i dolci, carote già tagliate in vaschetta, molto comode, miele, preso anche un pacco di mirtilli, questi qua venivano 2,99 €, oggi è tutto qui. Ho preso questo tonno qui, non l'ho mai provato, spero che sia buono, ne ho sentito parlare bene, quindi vi farò sapere. In offerta c'era anche il brodo vegetale, questo qua granulato, veniva mi sembra anche 89 centesimi. Ho preso due sfoglie, due pacchi di trofie, tutto l'altro non lo trovo, eccolo qui. Eccoli. La pasta dell'Eurospin è ottima, la pasta fresca. Poi ho preso, vabbè, ho preso un bitter, una Sprite, adesso cosa? E ho preso un altro salmone, insomma sono due che lo utilizziamo tantissimo. Poi ho preso questa frutta frullata, insomma non l'ho mai provato, quindi mele e mirtillo per Christian. Poi ho preso anche questo qui, non l'ho mai preso, ho preso questo pesto alla genovese senza aglio e l'ho preso anche così, insomma. Ho preso tre pacchi di questi qua conchiglie, insomma da mischiare perché l'avevo finita, uno yogurt bianco e una busta andata. Poi ho preso questi burger vegetali di, insomma, melanzane e pomodori secchi, non l'ho mai provati, mi sono incuriosita. E ho preso anche il tofu perché ho visto una ricetta orientale molto carina, quindi ho intenzione di farlo. Ho preso anche queste mele essiccate, insomma, sono ottime. Salame Milano. E ho preso anche il tonno affumicato, sempre per fare delle ricettine particolari. E un altro di mela mirtilla, questi qua pure, insomma. Un pacco di sale fino, ne ho preso anche uno grosso, che non so dove sia. Un'altra bottiglia di tè. Due margarine per fare i dolci, due alici filetti di acciughe, questi venivano 1,19 €, sono buonissime, le bambine le adorano. Poi ho preso i sacchetti della spazzatura, non so cosa sto inquadrando, queste qua sono le seccioline con intenzione di fare con i piselli, una ricetta dei bimbi. Sinceramente non ho idea di quanto l'ho pagato perché non c'era scritto, quindi l'ho preso e basta. Il Gouda per fare sempre qualche ricettina. Ho preso questi simili pangoccioli. E poi gli altri due pacchi di pasta da mischiare. Un pacco di fazzoletti. Sale grosso. Un altro di mela essiccata. Cipolle. Ultima busta, ho preso questo detersivo per la lavastoviglie che è ottimo. Gocce di biscotti e gocce di cioccolata.
Poi mi sono presa la Radler, la birra al limone, che io adoro proprio. E poi un pacco di caffè cortado. Totale ho speso 73,35 euro, questo è lo scontrino. Come frutta e verdura sono andata dal fruttivendolo e ho preso una bella... erano due vaschette, ne ho fatta... erano le vaschettine più piccole perché ho preso una cassetta e le ho messe, insomma, così, le ho divise. Poi ho preso gli asparagi, zucchine, queste qua più chiare, cetrioli, pomodorini per fare il sughetto, insomma qualche ricettina, pomodorini da insalata. Mi sono dimenticata di farvi vedere anche i funghi. Poi ho preso anche 3-4 melanzane e di qui ho messo i peperoni. Ragazze, è sera, diciamo è tardo pomeriggio, non fateci caso alla mia faccia, ma sono un po' così gonfia. Ho un'allergia assurda, ci sono un sacco di polline, sono allergica e mi sento tutta, a parte gli occhi che lacrimano in continuazione, quindi lasciamo perdere. Mi sono messa uno smalto diverso, ho fatto di nuovo la ricostruzione, devo dire che questa volta sono uscite molto molto meglio, direi. Cambiata completamente la... insomma, non sono bravissima a farmele, però da... almeno sono un po' più presentabili. Volevo condividere con voi un pacchetto che ho ordinato in questi giorni, un ordine che ho fatto su Notino. Adesso l'ho già aperto, però vi voglio far vedere che cosa ho comprato. Inizio subito, mi metto giù, se no qua non riesco. Allora, devo dire che l'ordine è arrivato nel giro di 24 ore, quindi veramente velocissimi. E andiamo subito a vedere all'interno. Allora, ho comprato questo brand qui della Büttgen. Non c'è soltanto marchi italiani, ma c'è anche marchi tedeschi. Perché io questi qua, per esempio, della Büttgen, li compro quando vado in Germania. Quindi, quando ho visto questo marchio, ho detto come può essere. Cioè, è impossibile in Italia la Büttgen, e quindi... almeno io non credevo che ci fosse in Italia, almeno fatemi sapere se l'avete già visto in qualche altro negozio, comunque qui in Italia appunto non l'ho mai trovato. E ho preso il baby oil, l'olio per il corpo appunto, e dietro c'è, insomma, c'è scritto in altre lingue incomprensibile, penso polacco, non lo so che lingua è, vabbè, comunque olio per il corpo, era meglio in tedesco, almeno lo capivo, comunque. E niente, questo qua insomma è olio. Poi sempre della Büttgen ho comprato questo shampoo doccia per, sempre per Christian, insomma sono carini, sono buoni, insomma, e questi per lui ovviamente. Poi ho preso questa della Revolution Pro, questo gel per le sopracciglia, un attimo che andiamo a vederlo insieme. Eccolo qui, speriamo di aver azzeccato il colore. Questa qui è la Brow Pomade ed è colore dark brown. Vediamo se riesco ad aprirlo. Ed ecco qua. Sì, il colore sembra abbastanza adatto. Poi, vabbè, è sempre da provare. E quindi questo qui adesso in questo momento non ricordo il prezzo, comunque tutti abbastanza economici. Poi ho comprato questo qui che sarebbe un primer della Catrice, anche qui mi sembra sui 6 euro, questo qui intorno ai 6 euro, non l'ho mai provato, è una boccettina piccolina, in più è anche SPF 30, quindi perfetto per l'esposizione al sole, insomma, e niente, questo qua, vabbè, era un unico colore, quindi anche questo qui... anche questo qui sono molto curiosa di provarlo. Ho preso questi due correttori che io amo, veramente li adoro. Della linea low cost, questi qua di Essence, io veramente li adoro. Questo qua è la Camouflage ed è il numero... perché lo metti a fuoco? Ci sei? E questo qui è il 23 Warm Sand. Insomma, questo chiaro. E poi mi sembra di aver preso un altro colore, infatti, sì, ed è il 20 Light Ivory, insomma, avorio. Sono due colori
diversi, uno un po' più sul giallo, uno un po' più sul rosa. Comunque sono ottimi tutti e due. Questi qua costano intorno ai 3 euro, veramente economici. Poi andiamo avanti. Ho preso questa palettina della Essence, che non ricordo il prezzo, sinceramente. Se le riesco a trovare, ve li metto sotto nell'info box. E ho preso questa palettina di highlighter perché qua c'è lo specchietto, è bellissima. Ero così curiosa, cioè, diciamo che il pack mi ha attirato più molto. Devo dire molto carina. Adesso vado a swatcharli un attimo. Allora, questi qui sono gli illuminanti. Le mie luci, diciamo che non sono proprio il massimo per farvi vedere i colori. Però non sembrano male, ci sono sicuramente prodotti migliori. Questo già lo posso notare subito perché questo è molto polveroso, molto farinoso e rimane proprio quell'effetto farinoso, quindi non mi fa impazzire. E ho comprato anche due mascara. Ho preso questo qui sempre della Essence e dell'Extreme Crazy Volume perché è buonissimo. Infatti l'ho preso perché ho finito il mio ormai vecchissimo, tutto rovinato, e quindi l'ho preso. Questo qua veniva sui 2-3 euro, anche questo qui pochissimo. E poi ho preso questo qui che è uno nuovo, lo scovolino è così. Mentre questo qui, sempre di Essence, il Bye Bye Panda Eyes, diciamo che sono un po' simili come scovolini, però mi attira molto, devo dire la verità. Ho preso il mio adoratissimo fondotinta della Catrice, questo qui io l'adoro, infatti vi mostro. Ho fatto questo ordine perché sto rimanendo a secco, questo qua veramente me ne è rimasto proprio poco. È ottimo, dura tutta la giornata, io mi trovo veramente benissimo. Sono anni che lo utilizzo e questo qui ormai è rimasto proprio poco. Ah, questo qui è lo 010. L'ho preso un po' più scuro andando avanti appunto per... Poi come ultimo prodotto ho comprato un'altra cipria, questa qui diciamo più che cipria per fare il baking, perché l'adoro ed è la mia vecchia, l'ho quasi terminata. Solitamente acquisto su Pinkpanda, solo che non avevano praticamente neanche più una tonalità, cioè le mie tonalità né del fondotinta né del correttore né di questo baking non c'erano proprio più. Allora ho detto vabbè, li prendo tutti su un altro sito, anche se solitamente mi sono sempre trovata benissimo su Pinkpanda, però va bene così. In più ho trovato questi qua della Beautychem, provateli, fatemi sapere, sono veramente ottimi anche questi. E niente, questo qui era il mio piccolo pacchettino, fanno sempre piacere i pacchetti quando arrivano. E niente, questo qui è tutto. Adesso, visto che è quasi ora di cena, vado in cucina. Ho intenzione di fare gli spätzle. Sono un piatto tipico svizzero, tedesco, insomma, li faccio spesso, più che altro vi faccio vedere tutti i procedimenti e fateli. Sono, diciamo che è una tipologia di pasta all'uovo, molto semplice da fare. E provateli perché sono veramente ottimi. Adesso andiamo a vedere come si fa. Allora, gli ingredienti per fare gli spätzle: per ogni 100 g di farina occorrono 2 uova, andranno impastate a mano. Adesso vi faccio vedere tutti i procedimenti, è semplicissimo. Nel frattempo metto a bollire l'acqua della pentola. Nella pentola andrò a mettere anche il sale. Utilizzerò 400 g di farina. Quindi
Allora, va impastato con le mani, però io inizio sempre un po' con questo, con questa spatola. Cambio con questa qui, che è molto più rigida, perché deve risultare un impasto molto fluido. Allora, adesso aspettiamo che l'acqua inizi a bollire, dopodiché andremo a mettere tutto questo impasto, lo andremo a far colare giù, a lavorare perché non è che deve bollire proprio. E vado a prendere un po' di impasto. E andiamo a farli colare giù. Li lascio 30 secondi più o meno, già sono cotti. Dopodiché andremo a scolarli. Questi sono gli spatli. Allora, questa è la dose, insomma, per 4-5 persone, insomma, non è proprio un primo piatto, è un contorno un po' particolare, diverso dal solito. Sono parecchie, sì. Adesso andrò a mettere un po' di burro qui e li andremo a mettere in padella. Ok, allora adesso vado a mettere tutti quanti gli spazi dentro. Ok, con una mano, perdonatemi, ma è difficile. E li andiamo a far rosolare un po'. Userò questa salsa per arrosto che ho preso alla Lidl in Svizzera. Qua in Italia sinceramente non so dove, se sia reperibile o meno. Ad ogni modo, credo di sì, della Star, della Knorr, insomma, si dovrebbero trovare. E uso questa qui, altrimenti ho anche questa qui che è la stessa cosa, insomma, per farvi rendere più o meno. Questa qui l'ho presa in Germania e me ne è rimasta un po'. E niente, vi faccio vedere come faccio la salsa da mettere poi appunto lì. Metto due bicchieri d'acqua e quattro cucchiai di questo qua. Ragazzi, altrimenti c'è anche questo qua, il mio dado delicato, che praticamente penso che sia la stessa identica cosa. Ecco qui la salsa, adesso ho preso la densità giusta. La lascio un altro minutino ed è pronta.